Voi sapete che il potere ha un unico strumento, la propaganda. Bene, c'è una propaganda attiva che ci accusa di fascismo, naturalmente. Chiunque dissenta ci accusa di cotardia e ci accusa di parassitismo, che nutre perplessità verso i vaccini di trattamenti sperimentali. E poi invece c'è una propaganda per omissione che censura le notizie scomode, ad esempio la sperimentalità del vaccino, quantunque dichiarata dal bugiardino, sono sperimentali i vaccini, punto e basta. Bravo, bravo! Missione cerca di impedire un discorso globale in cui tutti i puntini si uniscono per rivelare questo disegno di controllo. Vediamo in televisione come discutono allo sfinimento teorie discutibili come l'immunità di gregge, senza porsi mai domande essenziali, come ad esempio: com'è possibile che un'emergenza sanitaria diventi un'emergenza politica? Bravo, è il tema. Bravo! Delle frontiere per quanto riguarda l'informazione. Voi sapete che ci sono due narrazioni che fanno le televisioni mainstream. La prima, che siamo minacciati in qualche modo di applicare in Italia, se non ci vaccineremo, il modello austriaco, quello australiano, quindi in qualche modo un'altra paura in più. E la seconda invece, siamo bombardati di notizie tragiche su tutti quei paesi, come paesi nordici, che non hanno fatto il lockdown e avrebbero oggi una situazione pandemica ingovernabile. Le due narrazioni, o da parte o dall'altra, ci prendono in qualche modo sempre la gola. E alla fine, grazie a testimonianze dirette di chi viaggia o a contatti sul posto, veniamo a sapere che la situazione italiana è la peggiore di tutte. Non a caso il Washington Post scrive che l'Italia è un laboratorio politico mondiale dove per la prima volta si sperimentano limitazioni dei diritti che non sono state mai applicate in nessun paese, e l'elite che hanno ideato il grande reset non fanno che incontrarsi per coordinare la loro azione. Noi invece brancoliamo nel buio per cercare di capire qualcosa e soprattutto cosa accade nel mondo. Abbiamo lanciato in questi giorni a Torino una consulta permanente per studiare l'evoluzione della pandemia, ma sarebbe ancora più importante un coordinamento internazionale per avere in tempo reale il quadro dell'evolversi della situazione.